E allora tutti belli, bentornati nel Pacix, oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Oggi siamo tornati per il primo video a tema tech, perché per la prima volta non posso più usare il PC. Il mio dissipatore a liquido si è rotto circa una settimana fa e ho deciso quindi di investire in un nuovo dissipatore a liquido. Eccoci qui, direttamente da Deepcool LT520, un dissipatore appunto a liquido da 240 mm. Adesso tiriamo fuori il computer, proviamo a montarci questo sopra, con l'aiuto anche della regia. Yes, thank you so much, thank you. Passiamo al montaggio. Belli sti suoni, eh? Eccoci qui, questo è il mio PC attualmente. Dentro abbiamo un RTX 2060 Super, un Intel i7 di decima generazione, due SSD, un SSD M2 SATA da 500 GB e un SSD da 1 TB e due RAM da 16 GB l'una. Adesso apriamo il pannellino in vetro. Smontiamo anche il pannellino dietro. Allora, adesso descatoliamo il grandissimo, grossissimo dissipatore al liquido. Fa vedere con che strumento professionale è. Mi devo tagliare un dito per forza o si riuscirà a incidere? Dai, non c'è verso che mi carambola sul dito. Fanculo, ho fatto con le dita. Ah, ho capito. No, non ho capito. Ok, perché vedi perché soffro? No, ma se si apre da qui. Olè, tiè. Ah, senti che buon odore di cina. Ah, buono, eh? No, ti sembra che era un botto. Non era proprio questo l'odore. Hai fatto lo stesso suono che fa il cane, per esempio, quello nel lago. Bellissimo, qui ci abbiamo le due ventoline, devo dire, carino il logo, mi piace. Qui dentro che cazzo c'è? Ah, ok, il back. Dio, speriamo di aver comprato la cosa giusta per Intel, cazzo. E le viterelle. Ah, madonna, quanto pesa il blocco. Ma questo è un cazzo di radiatore per un cinquantino. Sì. Oddio, dimmi che c'è tipo la guida. Prego, sarebbe una delle poche volte dopo i Lego. Oh, sì. Attenzione. Sì. Ah, ma si monta subito direi. Che bello. Sai che ti dico? Vaffanculo alla pastina termica preapplicata. Adesso la puliamo con l'alcol rosa, la carta, e ci mettiamo questa. L'ho comprata, pastina Noctua, che la MX4 è finita. Il suono dei grilli è perfetto, non devo manco mettere il sound. Ok, siamo al montaggio delle ventole sul radiatore. Spero di starle montando nel modo corretto, nel verso giusto, perché sennò se a smontarle bestemmio. Si prende questo. Adesso mettiamo il backplate. Bello, lui si appoggia, perché noi adesso ruotiamo. Dai, adesso sembra che una città vista da qua. Città hai non visto. È vero. Vai, puoi fermare la registrazione, ora devo riaprire come andare avanti. Bene, ora che siamo qui, mi devi dare una mano. Sapete, se è a diesel puoi allungarla con l'acqua. No, se è a diesel e ci metti la benzina puoi allungarlo col diesel. È uscito il pistone! Sai che mi sembra quando fai c***o? Qua. Ah sì, grande, bella battuta. Oh, fra, bella battuta. Un braccio al guazzo. Grazie. Belle ste battute. Empesemo. Ok, adesso è il momento della pasta termica. Se ne applica un chicchetto di riso al centro e poi si spande, perché voglio essere più sicuro. Ok, adesso tutte le parti mi sembrano coperte uniformemente. Allora, nel mio caso probabilmente ho messo anche troppa pasta termica, ma è per essere sicuro che faccia tutto il contatto possibile sull'heat pipe, questa qui. Adesso quindi ci prepariamo con le apposite quattro giunture, le chiamiamo. Adesso posizioniamo il nostro dissipatore. Momento delicato, eh. 2 hours later. In linea teorica, seguendo la linea teorica, dovrebbe essere finito il cablaggio, che è la parte che più mi spaventa in realtà. Questo non lo posso collegare a un connettore RGB, quindi rimarrà spento, dispiace, però lo tengo perché è carino. L'unico connettore RGB serve per gestire qui. So che potrei ovviare a questo problema prendendo un controller RGB partendo semplicemente da quel connettore, ed è una cosa che molto probabilmente in futuro prenderò per gestire anche questa RGB. Detto questo, facciamo il depellicolamento, che piace tanto. Comunque in vetro è bello, pure se non si accende. Che? Allora, adesso rimontiamo all'interno la scheda video, colleghiamo il tutto e vediamo se parte o se mi prende fuoco la CPU. Questo è il PC all'interno, in condizioni pietose. Ci siamo. Accendere si accende, vai. Quadratura sul monitor.
Adesso bisogna stare attentissimi. Dobbiamo verificare che non si bruci nulla. Si stanno muovendo. Dammi un attimo il flash veloce. Funzionali funzionano. Quello come è giusto che sia non si accende. Si è acceso lo schermo. Ci siamo, ci siamo. Dai, quando è che si apre l'unico programma che mi serve? Tendo da presupposti vecchi, temperatura in idle quando andava a caricare al 100% stava sui circa 75 gradi. Adesso quando carica al 100% stiamo sui 66. Punte di 70 su alcuni core. Però l'importante è che già non stia bruciando e questa cosa mi rende felicissimo. Vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro, complimenti, facciamo... Un bel lavoro, complimenti, complimenti. One eternity later. Ok ragazzi, sono tornato dopo più di una settimana per farvi appunto vedere dei benchmark barra test su quelle che sono appunto le temperature, che sono la parte più importante per quando si va a parlare di questi prodotti, ovvero i dissipatori. Adesso quindi vi farò vedere un benchmark molto veloce su uno dei giochi diciamo più mainstream che ci sono a giro. Quindi adesso andiamo diretti su GTA 5, che è anche uno dei giochi cardini del mio canale, e vediamo un po' come stanno le temperature. E adesso per farvi capire, la temperatura che ho in camera è di 31 gradi centigradi, quindi è abbastanza altina. Ah, c'è una missione del Nenchos, bellissimo. Vediamo un po' per la mappa, perché comunque GTA Online è molto più pesante per la CPU, quindi per il componente sul quale abbiamo investito noi in questo video. Girando velocemente con una macchina veloce nella mappa, comunque vedete che siamo ora sui 64, comunque la temperatura si deve stabilizzare, ma giocando a GTA è difficile che si arrivi ai 70 gradi, quindi è un buon dissipatore. Calcolate però, regà, che io ho fatto undervolting adesso su questa CPU. Ho montato il dissipatore nuovo e ho fatto undervolting. Vi consiglio di fare undervolting anche a voi perché vi abbassa la temperatura un sacco. Adesso vedete, girando per la mappa, adesso abbiamo toccato 65, va molto lentamente a salire. Comunque camera mia è caldissima, quindi magari voi avete dei condizionatori a casa che funzionano per bene. E magari avete anche tipo, 23-24 gradi, che penso sia una temperatura più normale. Io non lo so, io muoio di caldo d'estate. Infatti sto per andare in Inghilterra e ho intenzione di fare la mia prima serie in inglese. E io voglio provare a streamare in inglese. Chissà come esce fuori, sarà una cringiata assurda, però dai. E... Vabbè dai, tutto sommato, calcolando che prima in questi momenti di gioco dai 75 agli 89 gradi, adesso facendo undervolting e cambiando componenti e abbiamo appunto guadagnato più di 20 gradi alla fine. In alcuni casi anche 30. Quindi ragazzi, consigliato sia il dissipatore sia l'undervolting. Bella ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre iscrivetevi, like, campanellina, del pace, questo è tutto, bella.